c'è rimedio altro, perché come vedete alle mie spalle l'albero è riapparso, nel senso che ieri sera avevamo, ieri pomeriggio, terminato l'allestimento della piazza per iniziativa che parte adesso e andrà avanti per tutto il periodo natalizio, e questa mattina abbiamo avuto la sgradevole sorpresa di non trovare più l'albero. Io non enfatizzerei oltremodo questo episodio, è successo a Napoli nella Galleria Umberto a fine novembre, le forze dell'ordine lo hanno ritrovato nel giro di 3-4 giorni nei quartieri spagnoli lì adiacenti, anche Arezzo purtroppo da un po' di tempo ai suoi quartieri spagnoli. Io ho ricevuto una cortese e graditissima telefonata pochi minuti fa del questore del dottor Moia, che telefonata che lui stesso ha definito affettuosa, di amicizia, per ringraziarci per quello che stiamo facendo e per garantirci tutto l'impegno delle forze dell'ordine per rimediare che quello che lui stesso ha definito uno schiaffo. Direttore, la scelta di piazza Guido Monaco quindi in fondo non è casuale? Non è casuale, è nel contesto di un pacchetto di iniziative che avevamo programmato per vivacizzare la piazza. Gli episodi di micro e purtroppo non solo microcriminalità degli ultimi tempi l'hanno reso particolarmente attuale questa decisione, ma come potete vedere la piazza si sta animando, si sta riempiendo di gente, e quando nella piazza torna la parte sana della città di Arezzo, l'Arezzo per bene, si sottraggono spazi al degrado che è l'anticamera degli episodi che noi vogliamo combattere.